Ciao a tutti e benvenuti su Zalea Channel. Bentornati in un nuovo episodio di Legacy. È venerdì sera e c'è qui Manuel che sta portando Pongo a fare una passeggiatina. Sono arrivati qua tra le campagne di Windenburg e Manuel si sta fermando vicino a questo baretto, quello che appunto troviamo in periferia. E visto che oggi c'è anche l'evento Notte Brava, direi di approfittare della cosa. Magari dopo questa lunga camminata, perché lui con la sua famiglia abita al centro di Windenburg, quindi ha camminato per qualche chilometro. Direi che si può permettere di venire qua un po' uh, a riposarsi un attimo, magari ci prendiamo qualcosa da bere. Guardate Pongo, quanto è felice che se ne va in giro tra i tavoli ad importunare la gente, ma lui vuole solo giocare. E ci prendiamo qualcosa da bere, approfittiamo del fatto che è tutto gratis. Oh, ma tra l'altro è diventato molto concentrato. Ordiniamo una bevanda preferita, sono curiosa di vedere che cosa ordina. Guardate quanta gente c'è, cioè, sicuramente avranno tutti approfittato appunto di questo evento e così abbiamo portato a compimento anche la festività Notte Brava. Intanto pongo dove è andato, più qua me lo perdo. Ah, al bagno pongo, mi raccomando non bere dal water per favore che non è proprio il massimo uh, dell'igiene. E quindi lui adesso si mette qua ad aspettare la sua bevanda. Intanto, giochicchia un po' su Facebook, su Instagram, sui social, come tutti gli adolescenti di questo mondo ormai. E niente, praticamente la barista ci ha abbandonato. Perché evidentemente ha finito il suo turno, per cui se n'è andata mollandoci qua senza neanche una bevanda. No, ma grazie mille! E allora Manuel a questo punto si siederà qui. E approfitta per scrivere un pochettino, visto che è molto concentrato, si sente ispirato. Per cui adesso eh, scrive nel diario e lui eh, comincia a buttare giù qualche idea per una sceneggiatura che gli è venuta in mente, perché, se vi ricordate. Lui fa parte del club drammatico in cui ehm, va tutti i pomeriggi dopo scuola un paio d'ore e non tanto per fare appunto l'attore ma perché lui mh, vuole scrivere, gli piace scrivere e quindi ha deciso di provare anche a scrivere proprio sceneggiature teatrali. Per cui sta qui tutto bello concentrato a scrivere le idee che aveva in mente. E nel frattempo eh, non si accorge però che qualcuno lo sta osservando. Non si accorge che c'è questo ragazzo dalla capigliatura un po' eccentrica, se vogliamo, che lo osserva da lontano incuriosito perché vede Manuel che sta lì tutto tranquillo per conto suo a scrivere qualcosa. In mezzo alla confusione che c'è, mentre tutti gli altri sono qui per bere, ballare, arriva anche qualcuno di famoso perché stanno arrivando dei paparazzi, Manuel sembra indifferente a tutto questo e continua a scrivere, per cui lui si incuriosisce di questa cosa e eh, gli viene qua vicino, si siede vicino e comincia a parlare con lui perché... Davvero incuriosito dal suo comportamento. Si avvicina e gli fa: Ehi, ciao, scusa il disturbo, ma potrei sapere che cosa stai facendo? Perché, sai, il fatto che tu stia qui a scrivere in un bar mi incuriosisce un po' la cosa. Quindi, ti dispiace spiegarmi, raccontarmi un po'? E Manuel, stranamente, nonostante lui sia un tipo un po' timido, gli risponde con abbastanza tranquillità e gli spiega quello che sta facendo, probabilmente perché è molto entusiasta del di scrivere questa sceneggiatura, per cui gli racconta queste cose: che lui quindi fa parte a scuola di un club eh, di teatro, un club drammatico e vuole provare a scrivere una sceneggiatura perché magari il suo club, eh, gli altri, quindi i ragazzi che fanno parte del club, magari possono portare uno spettacolo scritto appunto da lui, se viene bene. E lui, questo ragazzo, rimane molto eh, colpito da questa cosa. Cosa, perché è strano riscontrare un ragazzo così eh, giovane perché Manuel è appunto un adolescente che ehm, si applica con tutto se stesso a uh, qualcosa, calcoliamo che uh, stiamo parlando uh, di un sabato sera in cui la maggior parte dei ragazzi, adolescenti, magari se ne va in giro uh, a bere o per le discoteche, così, e invece Manuel sta qui tutto solo a scrivere e quindi è rimasto appunto colpito da questa cosa. A questo punto, questo ragazzo si presenta e gli dice: Comunque, io mi chiamo Anthony, Anthony Cooper, piacere di conoscervi. E uh, Manuel quindi si presenta a sua volta e i due cominciano un po' a chiacchierare. E Manuel, a un certo punto, per conoscerlo un po' meglio, gli chiede uh, che lavoro fa. E Anthony uh, gli risponde che lui. La maggior parte delle sere la passa facendo il barista, infatti era venuto qui proprio in questo bar a vedere se i suoi colleghi avevano bisogno di una mano, però ha visto che sono in due quindi non era necessaria la sua presenza e si è messo quindi seduto tranquillo a prendersi qualcosa da bere. Quindi la sera lui spesso fa il barista, ma è solo un lavoro secondario perché quello che vorrebbe fare lui, ragazzi, è questo lavoro. Qui. Ovvero Manuel scopre che Anthony vorrebbe diventare un attore. Ha iniziato da pochissimo, quindi sta giusto facendo le prime audizioni. Eh, ha fatto alcuni spot pubblicitari molto semplici, ma niente di più. Però Anthony vuole diventare un attore e al riguardo fa una proposta a Manuel. E dice, senti, ma visto che a te piace scrivere sceneggiature, che ne diresti se... Una volta finito di scrivere questa sceneggiatura che stavi appunto scrivendo. Che ne dici se io la facessi vedere al mio regista? Magari gli piace e potrebbe utilizzarla per qualche eh, suo film. E Manuel rimane ovviamente stupefatto di questa cosa, dice: "Ma davvero lo faresti?". E Anthony gli risponde: "Certo, perché no? Che cosa mi costa?". E quindi Manuel accetta più che volentieri, rimane sorpreso di questa proposta. Accetta perché sarebbe davvero un sogno che si realizzi una cosa del genere. Però non ci spera più di tanto perché dentro di sé pensa: ma figuriamoci se un regista accetta di mettere in scena la sceneggiatura scritta da un ragazzetto qualunque. Diciamo che non ci crede nemmeno lui, però tanto non ha. Nient'altro da perdere e quindi dice: Ma sì, dai, perché no? Alle brutte non succede niente, non ho perso niente. E quindi Anthony rimane d'accordo eh, con Manuel per vedersi eh, un altro giorno quando lui avrà completato la sceneggiatura. Per dargliela eh, a lui, così in modo da passargliela al regista. E a questo punto, visto che si sono fatte quasi le quattro di notte ed è tardissimo, Manuel eh, dice che però se ne deve andare giustamente perché eh, è tardi, anzi, che ha infranto eh, il coprifuoco: i genitori saranno probabilmente preoccupati e deve tornare eh, a casa. Anche se per oggi, per questa sera, essendo stata la notte brava, diciamo che Veronica e Fabio hanno concesso ai ragazzi di uscire un po' più a lungo, però sempre senza esagerare. Per cui saluta il suo nuovo amico, guardate tra l'altro come ehm, è aumentata la barra di amicizia tra loro, è salita piuttosto velocemente. E, ehm, e quindi lo, lo saluta così con un abbraccio, diciamo una pacca sulla spalla e dice... Dai, allora ti faccio sapere quando finisco questa sceneggiatura così te la porto. E rimangono d'accordo. Vengo ecco qua modo. Manuel che quindi torna a casa veramente tardissimo, ma fortunatamente Veronica e Fabio stanno ancora dormendo, quindi non si sono accorti che eh, Manuel non è ancora rientrato. Eh, questo perché comunque loro sono abbastanza tranquilli circa mh, i loro figli perché non gli hanno mai dato grossi problemi e quindi eh, per il coprifuoco gli hanno dato dei, degli orari di rientro ovviamente, però non è che stanno proprio lì con il fucile puntato, quindi sono andati tranquilli a letto, certi che i ragazzi sarebbero tornati e infatti eccolo qua Manuel è tornato un po' più tardi ma è tornato, quindi nessuno si è accolto di niente. E lui finalmente può andare a dormire quando ormai è già l'alba in realtà, ma non fa niente, tanto è sabato. Può dormire tranquillamente fino a tarda mattinata e si addormenta così, tranquillo e felice di questo nuovo incontro e soprattutto con la speranza che chissà, magari il regista che conosce Anthony davvero potrebbe prendere in considerazione la sua scenografia? Chissà! Mai dire mai nella vita e in fondo sognare non costa nulla. Il povero Valerio, intanto, è un po' triste perché poverino, non è riuscito a portare a termine il proposito che aveva stabilito, ovvero quello di um, a ricevere una promozione negli scout. Purtroppo il tempo è scaduto ieri e lui negli scout ci fa solo il fine settimana. Ma dai, non preoccuparti, che sicuramente ce la farai a breve a raggiungere la promozione. E infatti ha anche guadagnato un distintivo ottimo. Quindi eh, ci deve andare alle due raduno scout, per cui direi adatti una sistemata. E poi una volta che è tornato, eh, quindi tardo pomeriggio, eh, aveva intenzione di chiedere eh, alla sua amica Rachel di uscire con lui perché era un po' che non si vedevano. E quindi, magari se eh, le andava di passare del tempo insieme. Intanto, eh, Veronica, vieni qua perché c'è da sistemare l'ortigone. Oh no! Ha iniziato a piovere, mannaggia! E le piantine come stanno? Oh, intanto posso far evolvere le piante. Mi dispiace che sia messa a piovere, però vorrei approfittare di questa cosa. Per far evolvere, così almeno abbiamo delle, um, dei fiori di qualità migliore per creare le composizioni. Ok, però direi basta così perché uh, esatto. <ride> Poverina! Sotto uh, i tuoni e i fulmini. E visto che piove a questo punto, uh, Veronica vieni qua e realizza proprio qualche composizione. Io direi uh, un bel bucaneve, vediamo un po', anche se. Lei sta giusto al livello 4 di abilità, non so quanto possa venire bene all'abbastro funerario. Oh mamma che composizione triste! Eh, facciamo il bucaneve semplice, anche se tra i nostri fiori non ce l'abbiamo ancora nella, nel nostro giardinetto e quindi dobbiamo utilizzare quelli comprati che non saranno di gran qualità, ma meglio di niente. Intanto Fabio è diventato amico di Pongo. Oh, tra l'altro... Loro erano andati okay, a fare la passeggiata però sono tornati perché giustamente piove. E allora, Fabio, fai un bagno appongo. Manuel eh, intanto mi stava qua scrivendo eh, alcuni libri. Gli ho dato alla fine la pozione del, del sonno, così eh, si è ricaricato l'energia. E riprendo a scrivere storie incredibili per adulti credibili, che eh, è un libro di racconti perché con la sua aspirazione. Eh, oltre a questo nuovo sogno, diciamo, di scrivere una sceneggiatura, vorrebbe anche scrivere comunque dei libri e pubblicarli. E, ehm, deve scrivere 5 buoni libri, lui per il momento ne ha scritto solo uno. Oh, ci è arrivato un avviso. Divisa strappata! Una divisa accuratamente stirata e meticolosamente pulita è il segno distintivo di un vero scout. È quindi naturale che Valerio sia un po' demoralizzato dopo averla strappata accidentalmente mentre si recava al ratuno settimanale degli scout. Ah, mannaggia! Dopotutto era una zuffa innocente. Cosa deve fare per scongiurare un'umiliante figuraccia? Riparala con il filo interdentale. <ride> il filo interdentale? Va bene. Incrocia le braccia per nascondere lo strappo. Io direi che ce lo vedo Valerio a provare a mettere una pezza in questo modo con il filo interdentale. Sembra che Valerio sia un sartonato, nessuno si è minimamente accorto che la sua divisa era danneggiata. Oh, bravo Valerio, hai avuto un'idea geniale questa volta. Ed eccolo tornato, lui era un po' teso perché questi fulmini insomma non sono proprio piacevoli perché si sta scatenando davvero un bel diluvio e quindi adesso manda un messaggino eh, a Rachel e le chiede appunto se mh, le va di eh, uscire così almeno si distrae un po'. È sabato pomeriggio può anche prendersi una pausa dai compiti, visto che il giorno dopo non va a scuola. Ah, e tra l'altro ragazzi vi volevo far vedere una cosa, ovvero che domenica, quindi domani, arriverà Halloween e c'è una bella festa da organizzare. Ho trovato un posticino molto carino e adatto per festeggiare eh, tra ragazzi. Quindi, prossimo episodio. Vedremo una bella festicciola in costume. Ok, intanto Rachel ci ha risposto: ci ha detto che eh, va bene, che esce molto volentieri. Per cui, Valerio, cambiati. Mettiti. Eh, oggi fa. Beh, fa caldino nonostante piova, quindi vai, mettiti questa felpetta E ci troviamo direttamente sul luogo dell'incontro oh, con Rachel oh, Eccoli qua, è arrivata Rachel E siamo ragazzi in un posto in cui non andavamo da un bel po' di episodi Probabilmente molti di voi non lo riconoscono perché non l'hanno mai visto Magari hanno iniziato eh, a seguire la serie da poco questo però è un lotto che ho piazzato a Windenburg e si tratta di eh, una sala giochi in pratica. Ci sono piani in cui vedete abbiamo oltre al baretto. La, uh, la console uh, per i giochi, quelli per i videogiochi, il biliardino, i tavoli per giocare a carte o al lama per dorme, al piano di sopra si può ballare, c'è di nuovo il baretto, altri tavoli. Al piano di sopra, ancora c'è anche una mini sala cinema, se così vogliamo dire. Quindi è una vera e propria sala giochi. E eh, Valerio quindi ha voluto incontrare Rachel qua per passare un po' di tempo insieme in modo piacevole e soprattutto le vuole però raccontare qualcosa, ovvero che ha iniziato a frequentare Catherine, la ragazzetta, ecco qua. Di un paio di episodi fa, la biondina, la ragazza più popolare della scuola e quindi l'ha invitata ad uscire con lui anche per raccontarle di questa cosa perché Rachel è praticamente la migliore amica di Valerio e quindi lui vuole confidarsi con lei. Direi però se andiamo a prendere qualcosa da mangiare qui al bar non è ancora arrivato nessuno, ma visto che appunto lui comincia anche ad avere un po' fame magari ci prendiamo un paninetto o delle patatine? Mmm. Dai, prendiamoci un panino così, almeno uh, lo prende anche Rachel. Ecco qua, sono venuti a mangiare qua uh, fuori. E intanto, uh, Valerio uh, gli chiede un po' a Rachel come è andata questa settimana, come è andata a scuola, perché loro sono in classi diverse, anche se vanno allo stesso istituto e uh, fanno però parte dello stesso gruppo degli scout. Comunque oh, guardate la è carina Rachel. A me piace davvero tantissimo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di lei. Quindi discutiamo un po' degli interessi. Oh, Rachel ha proposto a Valerio di fare una partitella a biliardino. Guardate come si sta gasando. <ride> Dai Valerio, non ti arrabbiare se ha segnato, eh. Si vede che in questo gioco Rachel è più abile di te. Staci. Uh, C'è Benny, è venuta anche lei a divertirsi un po'. Poi Ma magari ci facciamo anche una partitella all'ama che dorme. Dai, approfittiamo um, di tutti questi giochi che abbiamo a disposizione. Vediamo un po' chi sarà a far cadere, a svegliare il lama. Ok, Rachel dire che si la cava abbastanza sì, bene sì. con questi giochi da pub. Vediamo. Vai, vai, vai. Ok, vai Valerio, tocca a te. Secondo me perde Valerio ragazzi, eh sì? Ma <ride> è stato un po' sfortunato al gioco e va bene. Adesso, visto che si sta facendo tardi, Valerio vuole raccontare a Rachel appunto di questa cosa di Catherine. Ehi, hey Rachel, ho un segreto da dirti. Cosa? Dimmi, dimmi. Sai, ho iniziato a uscire con Catherine. Ce l'hai presente? Dice: Ah, eh, Catherine. Sì, la, la ragazza bionda, la più popolare della scuola, proprio lei. E lui le dice: Sì, sì, proprio lei, sai, abbiamo avuto un appuntamento la scorsa sera e beh, penso sia andato abbastanza bene. Lei mi piace abbastanza, e. Sai, penso proprio di piacerle un po' anche io. E Rachel rimane un attimo così e gli risponde Ah, beh, bene, sono felice per te, spero davvero che la storia, insomma, tra voi continui. Eh, io però, guarda, adesso devo proprio andare perché si sta facendo tardi e sai com'è mia madre, no? Che rompe un po' per l'orario. E Valerio le risponde, ah sì sì certo vai, non preoccuparti, poi ci vediamo a scuola. E quindi Rachel se ne va così in fretta e furia, tanto che neanche lo abbraccia, eh, lei è solita abbracciare Valerio quando lo incontra per salutarlo e lui non si accorge molto di, di questa cosa, non ci fa caso. Chissà, forse se Valerio facesse un po' più di attenzione potrebbe notare alcune cose che fino adesso gli sono sfuggite. <silence> e con questa immagine di una povera Rachel molto triste, Concludiamo qui l'episodio di oggi, se vi è piaciuto mettete like, seguitemi anche su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati, noi ci rivediamo presto nei prossimi video.